Cari fratelli, care sorelle, cari amici in Cristo, un cordiale saluto a tutti voi. La grazia, la pace del Signore Gesù e la comunione dello Spirito Santo sia con ognuno di noi. Amen. Bene, siamo qui al nostro consueto appuntamento per la scuola del sabato. Oggi sono solo e sarò io stesso a farmi delle domande e, con l'aiuto di Dio, a dare delle risposte. Bene, siamo arrivati alla lezione numero 10 e la lezione di oggi parla degli imperi successivi a quello che abbiamo già studiato in precedenza. Quindi siamo in Daniele al capitolo 2, dove c'è il sogno della statua fatto dal re Nabucodonosor, e nella statua ci sono i quattro, o meglio cinque, elementi che vengono utilizzati come simboli e caratteristiche per ogni regno. Quindi la statua del re Nabucodonosor, che rappresenta i quattro regni universali, e siamo partiti dal primo regno, che è quello babilonese, rappresentato dalla testa d'oro, poi quello successivo, che è il regno medio-persia, che è rappresentato dalle braccia e dal petto, e oggi parleremo degli imperi successivi, ossia il terzo e il quarto regno. In Daniele capitolo 2 versetto 39 versetto 40: poi un terzo regno di bronzo che dominerà su tutta la terra, il quarto regno sarà forte come il ferro. Quindi troviamo adesso il bronzo e il ferro. Bene, secondo la prima domanda, quale impero succedette a quello medio persiano? Bene, la storia conferma che il regno che succedette a quello medio persiano è la Grecia, il regno macedone greco, sia guidato da Alessandro Magno. Il commento che ci viene dato qui nella nota dice: dopo la battaglia che decise la sorte del suo impero, Dario, in questo caso Dario III, cercò di riunire quello che restava dell'esercito per difendere il suo regno e il suo trono, ma di quell'esercito numeroso e agguerrito non poté riunire una forza sufficiente per affrontare uno scontro con il formidabile esercito greco. Alessandro lo inseguì con le ali del vento, ogni volta Dario sfuggì alla fatica, al veloce avanzare dell'inseguitore. Quindi vediamo che nonostante il regno greco-macedone venisse rappresentato dal metallo del bronzo, che è inferiore come valore a quello dell'argento del medio Persia, ma era più forte, più, diciamo, Alessandro Magno è stato un grande conquistatore. Di Alessandro Magno dice che, avendo ereditato dal padre il recentemente ampliato regno greco-macedone, si mise in marcia per estendere ancora i domini macedoni e la cultura greca verso Oriente, sconfiggendo l'impero persiano. Quindi vediamo che è stato un grande conquistatore Alessandro Magno. Ripeto, come metallo era inferiore, simbolo era inferiore, ma come conquistatore, come forza, era più forte. E ancora dice: l'ultimo re dell'impero persiano fu Dario III, cadomano, che fu sconfitto da Alessandro nelle battaglie. Quindi vediamo che dovette cedere alla fine. Il regno medone persiano fu conquistato da Alessandro. Quindi il terzo impero era quello greco-macedone. Ma perché il ventre? Per quale motivo è il simbolo del ventre? Bene, nella seconda domanda ci viene: cosa ci viene detto del trionfale avanzamento di Alessandro Magno? Abbiamo visto che lui è stato un grande conquistatore, ma quale fu la causa della sua morte? Bene, Alessandro trovò più facile sottomettere regni che governare la propria vita. Quello che dice qua in Proverbi capitolo 16 versetto 32 dice: chi è lento all'ira vale più forte di un guerriero, e chi domina il suo spirito vale più di chi si espugna una città. Alessandro riusciva a conquistare città, ma non riusciva a conquistare se stesso, o meglio, dominava gli altri, ma non riusciva a dominare se stesso. Dopo aver conquistato tante nazioni, questo grande uomo morì per l'indulgenza dell'appetito, vittima della propria intemperanza. Cioè non è stato un altro uomo ad uccidere Alessandro,
ma Alessandro ha ucciso se stesso. Con che cosa? Con il ventre, perché il ventre era la sua debolezza. Qual è stata la causa della sua morte? L'alcol. Con spregevole arroganza reclamò per sé gli onori divini, senza validi motivi consegnava le città che conquistava al saccheggio dei suoi soldati assedati di sangue e di piacere, spesso assassinava i suoi amici e i suoi favoriti sotto l'effetto dell'ira e dell'ubriachezza. Quindi non riusciva a saper dominare se stesso ed era così preso dall'alcol, da queste sue debolezze, che faceva le cose più spregevoli. Orge, e addirittura qua dice che assassinava sia i suoi amici e i suoi favoriti sotto l'effetto dell'ubriachezza e dell'ira. Dopo aver incoraggiato i suoi amici a ubriacarsi, e una volta dopo una sbornia colossale 20 di loro morirono. Gli stessi, infine, dopo aver passato del tempo seduto a ubriacarsi, fu invitato ad un'altra orgia. Durante la festa, dopo aver brindato per ogni singolo invitato, beve per due volte il contenuto della cosiddetta coppa di Ercole, che conteneva 5 litri di vino. E che cosa lo portò questo? Alla morte. Una violente febbre lo colse e in seguito morì senza riprendere conoscenza a 32 anni, alle piene soglie della sua maturità. Era il 13 giugno del 323 avanti Cristo. Non si addice ai re o Lamuel, non si addice al re bere vino, né ai principi desiderare bevanti nebbianti, perché bevendo non dimenticano la legge e non distorcano il diritto di tutti gli afflitti. Vedete, tu puoi essere anche un grande re, ma se non riesci a dominare te stesso, alla fine, questo è quello che ha fatto Alessandro Magno. E quali furono le conseguenze per il suo regno? Che il suo regno fu diviso e non ci fu nessuno della sua discendenza che prese il potere, ma 4 dei suoi generali presero il suo posto. Quindi vediamo che il suo regno fu diviso da questi 4 generali che se lo spartirono, e Antigono e Cassandro, i primi 2 generali, continuarono a governare sull'impero macedone, mentre invece Seleuco e Lisimaco governarono la Siria, l'Oriente e l'Egitto. Quindi vedete che cosa porta la debolezza. Qual è stata allora la caratteristica di Alessandro Magno? Che fu un grande conquistatore, ma fu un re molto debole, che lo portò alla sua morte, questa sua debolezza, ossia il ventre. Nella terza domanda ci viene chiesto il quarto impero. Cosa viene detto circa il quarto impero? Fino a dove si sarebbe esteso? Bene, in Daniele capitolo 2 versetto 4 dice: il quarto regno sarà forte come il ferro, perché il ferro fa a pezzi e stritola ogni cosa. Come il ferro che frantuma, quel regno farà a pezzi e frantumerà tutti questi regni. Bene, il metallo del ferro come valore è inferiore al bronzo, è inferiore all'argento, è inferiore anche al ferro, all'oro, scusate. Ma come durezza, come resistenza, il ferro è molto più forte sia dell'oro, sia dell'argento e anche del bronzo. E qui abbiamo il quarto regno, che è rappresentato dalle gambe nella statua del re Nabuc, non lo so chi aveva fatto in sogno, che aveva avuto in sogno, e le gambe rappresentate dal simbolo del ferro. Il ferro, oltre a essere duro, forte, è anche freddo, gelido. E il commento che viene fatto qui nella nota dice: le armate della Repubblica, qualche volta battute in battaglia ma sempre vittoriose in guerra, avanzarono rapidamente sino all'Eufrate, al Danubio, al Reno, all'Oceano. I simboli dell'oro, dell'argento e del rame che erano serviti per rappresentare le nazioni e i loro re furono in seguito distrutti dalla ferrea monarchia di Roma. Quindi vediamo come la durezza di questo ferro che stritolava, che abbatteva ogni cosa secondo la profezia di Daniele,
E così praticamente questo impero, stiamo parlando dell'impero romano, l'impero romano che è stato quello che poi si sarebbe esteso in un modo più vasto. Infatti, quando ebbe inizio l'era cristiana, questo impero comprendeva tutto il sud dell'Europa, la Francia, l'Inghilterra, gran parte dell'Olanda, la Svizzera, il sud della Germania, l'Ungheria, la Turchia, la Grecia, senza contare le sue conquiste in Asia e in Africa. Quindi, in poche parole, dalla Gran Bretagna fino all'Eufrate si estendeva il regno romano. Stiamo parlando che di 3 milioni di chilometri quadrati, quindi sono tanti. Dominava su tutto il mondo conosciuto di allora, l'impero romano. L'evento più importante della storia del mondo è avvenuto proprio sotto l'impero romano. Secondo la quarta domanda, quale importante evento successe sotto l'impero romano? In Luca capitolo 2 versetti dal 4 al 7 è scritto: ora anche Giuseppe uscì dalla città di Nazaret e della Galilea per recarsi in Giudea, nella città di Davide, chiamata Betlemme, perché egli era dalla casa della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria sua moglie, che aveva sposata e che era incinta. Così, mentre erano là, giunse per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo primogenito, e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Quale importante evento c'è stato sotto l'impero romano? La nascita di Gesù, il Messia. La domanda ci chiede: erano preparati i dirigenti del popolo eletto di Dio per questo avvenimento? Beh, secondo quello che abbiamo letto in Luca, possiamo dire di no. Perché? Possiamo dire già di no. Perché Giuseppe e Maria non hanno trovato nessun posto in un albergo per poter essere ospitati, ma addirittura hanno trovato rifugio in una mangiatoia, in una stalla. E in Giovanni al capitolo 1, versetto 5 e versetto 11 è scritto: e la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Non c'era nessun dirigente del popolo eletto che era lì a dare il benvenuto a Gesù. Nessuno. La nota sul Gran Conflitto, a pagina 247-248, dice: un angelo percosse la terra per vedere chi fosse pronto a dare il benvenuto a Gesù, ma purtroppo non vide nessun segno di attesa, non di nessuna voce di lode e di esultanza annunciare l'imminenza dell'avvento del Messia. Si soffermò un po' sulla città santa, poi sul Tempio dove per secoli Dio aveva manifestato la sua presenza. Ovunque però regnava la stessa indifferenza. Chi c'era allora lì? Nessuno. Tra il popolo eletto c'era solo indifferenza. Indifferenza, ma non per tutti. Questa indifferenza non era per tutti. Perché dico non per tutti? Perché nella quinta domanda ci viene detto: perché la buona notizia venne recata soltanto a dei pastori? Luca capitolo 2 versetto 8 e versetto 9: ora in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi, e di notte facevano la guardia al loro gregge, ed ecco un angelo del Signore si presentò loro, e la gloria del Signore risplendette intorno a loro, ed essi furono presi da grande paura. Gli angeli si presentano a questi pastori. Per quale motivo? Erano lì che stavano pascolando le loro gregge. Ma perché gli angeli sono andati da questi pastori? Ebbene, perché questi pastori erano quelli che si interessavano alla profezia di Daniele, quelli che erano a conoscenza di questa profezia e avevano il desiderio di conoscere quando si sarebbe avverata questa profezia. Sempre sul Gran Conflitto, a pagina 248, niente tradiva l'attesa del Messia e non si notava alcun preparativo per accogliere il principe della vita.
Sorpreso il messaggero celeste si preparava già a risalire in cielo, quando scorse un gruppo di pastori che facevano la guardia di notte alle loro greggi. Contemplando il cielo stellato, essi parlavano della profezia che annunciava la venuta del Messia e manifestavano il loro ardente desiderio di salutare il Salvatore del mondo. Quindi qual era il desiderio di questi pastori? Quelli di salutare il Salvatore del mondo. Evidentemente erano pronti a ricevere il messaggio divino e allora l'angelo apparve loro e annunziò la lieta notizia. Quindi ecco per quale motivo l'angelo era andato dai pastori, per recare loro quello che era il loro desiderio, cioè di conoscere la venuta di Gesù e di poterlo salutare. Nella sesta domanda ci viene chiesto: qual era il tema principale del messaggio celeste? Luca capitolo 2, versetto 10 e versetto 11. Ma l'angelo disse loro: non temete, perché vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà, poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. E allora qual è stata la lieta notizia? La nascita del Salvatore, il Salvatore che era venuto su questa terra per salvare gli uomini. Evidentemente erano pronti a ricevere il messaggio divino e allora l'angelo apparve loro e annunciò la lieta notizia. La pianura fu illuminata dalla gloria del cielo ed un gruppo di angeli apparve ai pastori per esprimere degnamente la gioia del cielo. Una moltitudine di voci intonò l'inno che un giorno sarà cantato dagli eletti. Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. Questo sarà anche l'inno degli eletti. Quindi tutti coloro che un giorno saranno nel cielo canteranno questo inno. Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. La mia domanda è: ho io il desiderio di poter cantare un giorno questo inno? Hai tu questo desiderio di cantare questo inno alla gloria di Dio? Bene, andiamo alla settima domanda. Chi prestò particolare attenzione al compimento della profezia? Abbiamo visto che tra il popolo eletto e i dirigenti no, solo poche persone. I pastori, ma chi c'era ancora oltre i pastori? In Luca capitolo 2, versetti dal 25 al 38, troviamo la risposta. Ora ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Quest'uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui, ed egli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli dunque, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo di Israele. E Giuseppe e la madre del bambino si meravigliavano delle cose e si dicevano di lui. Poi Simeone li benedisse e disse a Maria sua madre: ecco, costui è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele e per essere segno di contraddizione, e a te stesso una spada trafiggere l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Quindi questo personaggio è Simone, un uomo che era lì, che lo Spirito Santo gli aveva rivelato che lui non avrebbe visto morte finché non avrebbe visto la consolazione di Israele, ossia il Messia. E quando Giuseppe e Maria portano il bambino Gesù nel Tempio, lui è lì e lo Spirito Santo gli rivela che quel bambino è il Messia. E lui lo prende tra le braccia e deve ricordare al Signore la sua promessa: grazie Signore che hai adempiuto la promessa, ora lascia che il tuo servo possa andare in pace. Quindi vediamo con quale meravigliosa speranza si addormenta Simeone.
proprio con la speranza di aver visto il Redentore, che ha preso in braccio il Redentore e deve fare anche una profezia a Maria riguardo Gesù, dicendo: una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Quindi Maria avrebbe avuto un grande colpo, un grande dolore, quello della morte di Gesù. E ancora in Luca è scritto: vi era anche Anna, una profetessa, figlia di Fanuel della tribù di Aser, la quale era molto avanzata in età, avendo vissuto dopo la sua verginità 7 anni con il marito. Ella era vedova e, sebbene avesse ormai 84 anni, non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiera. Sopraggiunta ella pure il momento, lodava il Signore e parlava di quel bambino a tutti coloro che aspettavano la redenzione in Gerusalemme. Qui si parla anche di Anna, questa profetessa, questa donna di 84 anni, che dopo aver vissuto 7 anni del suo matrimonio rimase vedova. E che cosa ha fatto questa donna? Si è consacrata ancora di più al Signore ed era lì nel Tempio, dove stava giorno e notte, faceva spesso digiuni e preghiera. Anche lei ha avuto la rivelazione dallo Spirito di Dio che il Messia era lì, e anche lei parlava del bambino a tutti coloro che aspettavano la redenzione in Gerusalemme. Quindi, oltre ai pastori, allora abbiamo Simeone, abbiamo Anna la profetessa, ma ci sono anche altre persone che non sono del popolo eletto, che erano guidati dal Signore a dare il benvenuto a Gesù. E in Matteo capitolo 2, versetto 1 e 2 troviamo chi sono queste persone. Ora, dopo che Gesù era nato in Betlemme di Giudea al tempo di re Erode, ecco, dei magi dell'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Qui si parla di queste persone, pagani, che non erano il popolo di Israele, e sono lì che vogliono dare il benvenuto a Gesù. Sono guidati dalla stella. E chi sono? Sono i magi. Ma conoscevano qualcosa i magi riguardo al Messia? La risposta è sì. Sapete cosa conoscevano? La profezia di Balaam, quella che si trova in Numeri capitolo 24 versetto 17: lo vedo ma non ora, lo contemplo ma non vicino, una stella sorgerà da Giacobbe e uno scettro si alzerà da Israele, che schiaccerà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutti i figli di Shei. Quindi vediamo che questi magi conoscevano questa profezia di Balaam. Sempre nel libro Gran Conflitto, a pagina 248, gli angeli trovarono degli uomini in attesa del Messia soltanto sulle colline della Giudea e fra gli umili pastori. Anche nelle regioni pagane ve ne erano altri che aspettavano. Si trattava dei magi, filosofi orientali, ricchi, nobili, studiosi della natura, che avevano visto Dio nelle opere del creato. Negli scritti ebraici poi avevano trovato l'annuncio di un astro che sarebbe sorto da Giacobbe e aspettavano con impazienza colui che sarebbe stato non solo la consolazione di Israele, ma anche la luce da illuminare le genti, strumento di salvezza fino all'estremità della terra. Essi cercavano la luce, e la luce che proveniva dal trono di Dio venne a illuminare il loro sentiero. Quindi vediamo quando le persone sono desiderose di conoscere le cose di Dio, Dio le rivela. Quindi non erano i dirigenti del popolo di Israele ad attendere il Messia, ma abbiamo visto degli umili pastori, Simeone, Anna e in più i magi, che erano desiderosi di dare il benvenuto a Gesù. Bene, allora che cosa abbiamo detto di questa scuola di oggi? Ecco, abbiamo parlato di questi imperi successivi, del regno greco-macedone, Alessandro Magno, che è stato un grande conquistatore, ma è stato anche un uomo molto debole, quindi che per il ventre lui perse la vita. Abbiamo visto il quarto regno rappresentato dal ferro, le gambe di ferro, che rispecchia l'impero romano, che era freddo, duro e stritolava ogni cosa
come il ferro, quindi un metallo inferiore come valore, ma un metallo molto forte e molto più resistente rispetto agli altri metalli. Però è stato anche un regno che ha avuto il grande privilegio, possiamo dire così, perché nell'evento più importante della storia ci ricorda che appunto sotto l'impero romano è nato il Messia, il Salvatore. E il Salvatore è una grande gioia per coloro che lo aspettano. Bene, volevo concludere con perché è importante studiare la profezia e qual è il loro scopo. La profezia biblica non è semplicemente la storia raccontata in anticipo, è legata alla storia della salvezza, all'opera redentrice che Dio compie a favore degli uomini. Tutte le profezie convergono verso la persona e l'opera del Messia. Le profezie rendono testimonianza di Gesù Cristo affinché crediamo in Lui. E ancora, lo scopo inoltre della profezia è alimentare in noi la speranza in Dio, infondere il desiderio in noi del regno di Dio, rianimare in noi il coraggio nel momento della prova, indicare quelli che sono i pericoli che Dio ci fa conoscere per poterli evitare e provocare, come quinto punto, il pentimento. Che il Signore voglia guidarci e voglia darci saggezza affinché possiamo farne tesoro di ogni sua parola. Amen. Bene, vogliamo concludere con una preghiera. Signore Dio, veniamo a te nel nome di Gesù per ringraziarti dell'opportunità che ci hai dato anche quest'oggi di poter studiare la tua parola. Fa che ne possiamo fare tesoro, che possiamo essere guidati dal tuo Santo Spirito per adempiere la tua santa volontà. Fa che anche in noi possa esserci quella gioia di conoscerti sempre di più attraverso la tua santa parola e che un giorno anche noi possiamo avere questo grande privilegio di intonarti un inno, gloria a te e lode a te, oh Signore. Rimani con noi, rimani con quanti ti invocano col cuore sincero e benedici tutti coloro che ascolteranno questo studio affinché ogni cosa possa portare frutto per la vita eterna. Rimani con noi, rimani con quanti ti invocano col cuore sincero e ogni grazia te la chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Bene, vi auguro una buon sabato e un buon proseguimento. A presto, alla prossima. Che il Signore ci benedica.